È chiaro che il tema che ci hanno posto i nostri alleati di governo è un tema di carattere economico, non ideologico, se no non si capirebbe l'analisi di costi-benefici che sì. Ci ha fatto attendere 4-5 mesi, perché sennò di questa questione se ne poteva parlare già a ottobre. A questo punto noi quello che vogliamo fare è risolvere quelle criticità che sono emerse, che sono di carattere economico. Per cui se l'Europa mette più soldi, se vengono tolte una serie di opere accessorie, se viene appunto redistribuito il progetto e quindi economicamente diventa più conveniente, a quel punto dovrebbero essere anche d'accordo loro a proseguire l'opera. Se no, ripeto, non capisco perché per 4 mesi abbiamo aspettato questa Di Maio aveva detto la Mini-TAV è una supercazzola. Ma il problema non è la Mini-TAV o non la Mini-TAV, il problema è se vogliamo pagare di più per ritappare dei buchi o se vogliamo liberare risorse, come loro hanno sempre detto, per fare altre opere per i pendolari piemontesi piuttosto che in Sud Italia o da altre parti, liberando circa 2 miliardi di euro. E per fare quello dobbiamo non perdere le risorse europee, anzi aggiungerne delle altre. Cioè lei voi volete risparmiare, scusa Massimo, 2 miliardi sul TAV, sul progetto attuale? Questo è quello che abbiamo capito? Tra risparmi e maggiori oneri a carico dell'Europa. Cioè l'Europa cioè l'opera si fa però risparmiando 2 miliardi, giusto? Questo è lo schema al quale voi state lavorando. Questo è lo schema che presuppone la possibilità di contrattare a livello europeo, anche perché sicuramente la tratta internazionale, cioè dal nostro punto di vista un sovrafinanziamento italiano rispetto a quello francese e a quello europeo, è chiaro che l'Europa se ritiene che questo corridoio sia strategico è necessario che riequilibri alcune partite, ma su questo devo dire che anche i segnali che arrivano sia dalla Francia che da Bruxelles sono positivi. Sì, ecco. Lei dice che lei sta dicendo l'Italia paga più di quanto dovrebbe in base alla ripartizione anche chilometrica? Sì, nel senso che noi abbiamo 2/3 della galleria che in Francia, 1/3 solo che in Italia. L'Italia paga il 35%, la Francia il 25%, l'Europa il 40%. Cioè disponibilità probabilmente a livello europeo di arrivare al 50% e di riportare la quota italiana e quella francese allo stesso livello. Ho capito. Questi 2 miliardi sarebbero di spesa tutta italiana, ovviamente, di risparmi? Sarebbero circa 0,5 miliardi, un po' di più, di nuovi fondi europei che arriverebbero e l'altro 1,5 miliardi di risparmi sulla tratta italiana.